amici telespettatori, qui da Gerola, splendido comune di 8.000 abitanti, qui nella provincia di Napoli, una location davvero incantevole che fa da ponte tra il Parco regionale dei Monti Lattari e, come dicevo, fa da ponte anche alla costiera amalfitana, in una cornice davvero bellissima, un posto da vedere, un posto che oggi diventa protagonista per la quarta volta per la rappresentazione della Passione di Cristo sulla Via della Croce. Con Don Giuseppe Milo parliamo un po' di Gerola, questo tessuto territoriale particolare fatto di più frazioni. Io sono di Gerola e sono innamorato della mia terra, perché quando si mette piede in questa terra si apprezzano le bellezze, il calore, si ci innamora di questo territorio. Gerola è un paese della provincia di Napoli, ma si trova sul costiera amalfitana, come potete vedere dalle immagini. Gerola è persa tra il cielo e la terra e il mare. Gerola ha degli scorci meravigliosi, ha dell'aria sana, salubre, ha dei sentieri meravigliosi, ha della gente con il cuore ancora buono e pieno di fede. Questo è Gerola. È una forma di cavallo, quindi ci conosciamo un po' tutti. Non c'è una zona centrale, tutto è centrale qui in questo luogo. È un paese che vuole dare tanto. Nella storia, nel passato, ha dato tanto ai paesi limitrofi della costiera e anche alla corte napoletana, con i suoi prodotti tipici, con la legna, con il suo lavoro, con la sua fede, con la sua aria così buona. E ancora oggi può dare tanto. Accoglie i suoi turisti, accoglie le persone vicine, accoglie quelli che vengono a passare un momento di vacanza ma anche di spiritualità. Ricordiamo alcuni posti, il Sentiero degli Dei. Il Sentiero degli Dei è anche il posto forse più incantevole che abbiamo. La leggenda dice che addirittura gli dei scendevano dall'Olimpo per andare a mare, per scendere nel mare, per ascoltare le voci delle sirene. Noi non siamo legati, ecco, alle divinità, ma possiamo dire che lì ha passeggiato davvero Dio, perché è un posto incantevole, è un luogo di riposo, ma è anche un luogo dove si può incontrare nel silenzio, nella natura, nella creazione, la presenza del Signore, ma anche un luogo di svago, di amicizia. Il Sentiero degli Dei faccia sulla Bella Positano, su Praiano, è un percorso a piedi, è fatto, ecco, una bella passeggiata nel verde tra il cielo e la terra, e consente in poche ore di giungere nel cuore della costiera. Poi abbiamo i Monti Lattari che circondano un po' tutto il nostro territorio, che lo abbracciano, e anche la vicina Amalfi, che è percorribile per altri sentieri, come non ricordare il Sentiero delle Ferriere, che permette in pochi minuti di giungere proprio lì al cuore della Repubblica Marinara. Ma anche altri scorci, sono tanti i posti belli, anche i posti di storia, le nostre frazioni con le chiese, con i tesori d'arte, di cultura. Gerola veramente ha dato e può dare ancora tanto. Partono le emozioni con Don Giuseppe Milo. È riuscito ad organizzare un evento di questa portata per la quarta volta e credo che, oltre ad entrare in un canale prettamente religioso, dovremmo anche fare un flash, anche corposo, su quello che serve per organizzare una macchina del genere, una macchina perfetta. Il merito non è soltanto mio, siamo un'associazione insieme in parrocchia, un gruppo di giovani che aveva l'esigenza di stare insieme. E di stare insieme lasciando un messaggio forte a tutti i cittadini e ai fedeli di questa comunità. E quindi siamo alla quarta edizione sulla Via della Croce. Non è facile, perché ci sono costumi, ecco, come vedete, entrare nelle scene, abbiamo coinvolto sarte locali, allestire anche i vari momenti, le varie scene, i vari passaggi. Si partirà con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, passando per l'ultima cena, e poi ci sarà anche l'evento della risurrezione, una meditazione, possiamo dire, sulla Pasqua, visto che siamo nell'ottava di Pasqua, quindi dopo 8 giorni Gesù è ancora vivo nella Chiesa e ci chiede di credere fortemente che non è solo morte, solo passione e dolore, ma la vita è soprattutto gioia, risurrezione. La tappa più forte è sicuramente l'incontro di Maria con Gesù, il saluto, visto anche nella visione della Emmerich, o anche la condanna a morte di Gesù con Ponzio Pilato. Saranno tanti i momenti forti di questa processione, di questa manifestazione. C'è bisogno di entrare realmente
nelle scene, nei personaggi. Ognuno di noi deve trovare un posto sulla via della croce, portare la croce con Dio, Lui l'ha portata per noi, noi dobbiamo anche permetterci di aiutarci nella nostra vita. Posso dire che la Chiesa è sempre madre, ci insegna che noi dobbiamo accogliere i Vangeli canonici, quella è la testimonianza vera. E poi dobbiamo lasciare la libera interpretazione, anche noi abbiamo scelto di meditare solo il Vangelo di Giovanni e quindi è importante essere fedeli, ecco, alla Chiesa e accogliere questo racconto che ci hanno dato i quattro evangelisti, sono il massimo, poi ci sono delle visioni, delle interpretazioni, ma noi dobbiamo fare sempre riferimento a quello che ascoltiamo nei giorni della Domenica di Passione delle Palme e il Venerdì Santo, gli evangelisti. La liturgia ci chiede di essere fedeli a quel messaggio evangelico. Per Don Giuseppe che cos'è il mistero? E il mistero è aprirci all'amore di Dio. Dio ci parla attraverso tanti segni e il mistero ci permette realmente di cogliere la sua presenza in mezzo a noi. Il mistero è vivere, non è una magia, non è un rito, non è una sensazione. Il mistero è credere e vedere che questa fede si realizza in un Dio che ci ama in tutte le cose. Gesù ci ricorda che il Dio nostro Padre è l'Eterno Misericordioso. La differenza tra Pietro e Giuda è che Pietro ha creduto all'amore e quindi ha visto possibile un'apertura e un perdono da parte di Dio. Giuda invece si è lasciato prendere dalla disperazione. L'umanità oggi si fa prendere dalla disperazione e non vede una via di uscita, non vede una luce, non vede una speranza. E allora noi vogliamo essere come Pietro, che sbagliamo, ma come diciamo anche nei nostri detti così della nostra zona, Pietro torna indietro, sì, torna sui suoi passi perché ha conosciuto l'amore vero. Quando si conosce l'amore, allora l'amore perdona sempre. Questo è il mio sangue, il sangue del patto, dato per molti per il perdono dei peccati. Uno dei personaggi cardini del percorso di Gesù sul cammino, sulla via della croce, abbiamo qui con noi chi interpreterà il ruolo di Ponzio Pilato. Abbiamo Vittorio Imperati, al quale lasciamo spazio. Lei ha colpito in pieno il nostro messaggio, perché noi appunto iniziamo da Gesù, l'ingresso a Gerusalemme, proprio per far capire quello che Gesù era venuto sulla terra a trasmettere a noi fedeli, a tutto il mondo intero, quello che è l'amore, la passione che ci voleva trasmettere a tutti quanti noi, che poi lungo il percorso appunto sulla via della croce, poi man mano incontra i giudei, incontra i sacerdoti che non credono in lui, poi Pilato se ne lava le mani, infine verrà messo in croce. Ma noi vogliamo iniziare proprio da questo, da questa parte bellissima che è l'ingresso, che Gesù entra su quest'asinello a Gerusalemme, Osanna al figlio di Davide. Al signor Imperati volevo chiedere che significa per un comune come Agerola, che è composto da varie frazioni, quindi riunirsi in un'occasione speciale come questa. Quindi c'è la possibilità di arrivare tutti uniti per giungere un obiettivo magari profondo, un obiettivo che è quello appunto di credere nel valore, nella parola di Dio, nella parola di Gesù, finalmente possiamo dire riuniti per realizzare un obiettivo comune. Ma diciamo che è proprio l'intento è questo, che noi ogni anno, ecco, visto che ci sono tante frazioni, però purtroppo non possiamo farle tutte in una sola volta, quindi uniamo ogni anno, andiamo a congiungere due frazioni, sperando che un giorno, ecco, sia uno scenario unico, a Gerola sia un unico scenario che possa rivivere insieme a tutti quanti noi sulla via della croce, che quest'anno invece voglio aggiungere una cosa, che da quest'anno è nata una nuova associazione che insieme in parrocchia, che è un'idea sempre di Don Giuseppe che ha voluto che assieme creiamo questa associazione, che facciamo tante cose belle, non solo per la comunità di Campara, non solo per la comunità di Bomerano o di Pianillo, ma per l'intero paese, appunto insieme in parrocchia, che è dalla Via Crucis al presepe vivente, a quello che sono le feste un po'. E quindi lei ha colpito anche questo, perché le domande sono appropriate appunto, perché noi il nostro intento, quindi in poco tempo è riuscito a capire quello che la finalità
di questa nuova associazione che è nata insieme. Si chiama? Insieme in parrocchia. Descriviamo il momento che stiamo vivendo ora e dove ci apprestiamo ad andare. Allora, dopo l'ultima cena che abbiamo appena visto, poco, quindi c'è stato questo momento che Pietro non voleva farsi lavare i piedi perché riteneva che il Signore era, non doveva lavare i piedi a lui, ma Gesù gli ha detto: no, Pietro, se non lava i piedi a me, non solo questo, va ben altro. E beh, dopo adesso ci stiamo avvicinando invece verso quello che è il tradimento, quella che è la parte dove Giuda, è il complotto di Giuda, dove tradisce Giuda a Gesù, va da Caifa e lo tradisce per 30 denari. Quindi adesso c'è questa prima parte del Sinedrio con Caifa, i sacerdoti che condannano poi per prima parte Gesù. Ricordiamo questo episodio anche apostolico del Sinedrio, perché il Sinedrio non si riuniva la notte, però per Gesù si riunì la notte perché sapevano i sacerdoti che la folla l'avrebbe assolto Gesù, non l'avrebbe condannato. È vero, però noi in questa scena che andiamo a vedere adesso c'è solo la parte del Sinedrio che Giuda tradisce Gesù. Poi abbiamo il secondo Sinedrio dove viene appunto questa scena che il soldato romano mandato da Ponzio Pilato a controllare che cosa stesse succedendo in città, ecco che succede, che dice: non verrà mai arrestato nessuno nella notte. Quindi ne abbiamo suddivise in due scene, a ragione di quello che sta dicendo, però noi l'abbiamo fatto in due scene giusto per allungare un po' più quella della... Giustamente, come dice lei, anche per dare un ordine cronologico al valore della storia. Perfetto, infatti, hai ragionissimo. Allora, proseguiamo. Dove stiamo e che cosa vive in questo momento Gesù? Allora, siamo in uno del palazzo più storico di Agerola, che è il Palazzo Acampora, dove ci ospita per una delle scene più toccanti, più commoventi, dove Gesù annuncia a sua madre che deve morire. Quindi possiamo capire chi è un genitore, chi è una mamma, che cosa significa che un figlio dichiara che lui farà tutto questo per salvare tutti quanti noi. Quindi la mamma già sa tutto questo, la Madonna lo sa, lo sente, però nel cuor suo è triste. Comunque c'è una grande empatia negli sguardi. Magari qualcuno può pensare che Maria non capisce in quel momento quello che Gesù annuncia, ma in realtà Maria sa. Maria sa, ma non la vuole accettare, non vuole accettare che suo figlio deve morire, però sa che è mandato sulla terra dal Signore, da Dio, proprio per salvare tutti quanti noi. Questa è una delle scene dove io purtroppo mi commuovo sempre, piango sempre, perché per me è così toccante, è così, ti si trascina dentro e mi sento dentro, anche se la rivedo centinaia e migliaia di volte, però mi immedesimo nella parte, rivedo di nuovo la Madonna, rivedo di nuovo Gesù che fanno questo annuncio, questa, infatti mi sto commuovendo anche adesso. Il momento dell'orto degli ulivi è un momento innanzitutto di preghiera dove Gesù va in disparte in questo posto, in questo luogo, proprio per consegnarsi alla volontà di Dio. È proprio in questo consegnarsi alla volontà di Dio che arriva la tentazione. Arriva prima il diavolo, infatti c'è il discorso con il diavolo che lo tenta, che mette in discussione con la sua forza il suo fare davvero la volontà di Dio, e poi arriva Giuda. Ed è questo posto incantevole, un antico ponte tra una frazione e l'altra di Agerola, dove scorre ancora un fiume
e anche questa vegetazione ci fa ricordare la creazione, la bellezza di Dio, e proprio in quella creazione l'uomo guasta con il suo intervento, come oggi, è l'uomo che inquina, è l'uomo che non è custode del creato. Giuda fa la stessa cosa, Giuda profana l'amore verso Dio, la creatura che si mette al posto del creatore, e lì arriva con una scorta armata, come dice il Vangelo, lo indica, lo bacia, con un bacio tradisce il figlio dell'uomo, avviene questo, Gesù è catturato e percosso, viene preso e poi portato dal Sinedrio. Il momento in cui Ponzio Pilato si lava le mani davanti al giudizio sul figlio di Dio è un momento che ci riporta anche questo all'epoca contemporanea. Ponzio Pilato è l'emblema di chi non prende decisioni nella vita, i cosiddetti ignavi, o delle omissioni, ed è ancora un grave peccato, perché lui poteva, aveva scorto in Gesù innocenza, la moglie Claudia gli aveva anche indicato questa innocenza di Gesù, del profeta, ma Ponzio Pilato se ne lava le mani. Quante persone oggi, quanti capi dei governi, quante persone nella Chiesa si lavano le mani dinanzi alla verità, dinanzi alla giustizia? Nel Vangelo di Giovanni c'è anche quella domanda: io sono venuto nel mondo da parte di Gesù per annunciare la verità. Ponzio Pilato si interroga qual è la verità, ma non è riuscito a fare verità nella sua vita, e quindi anche lui, lavandosi le mani, consegna Gesù nella morte, lo giudica, lo condanna. Quando si arriva al momento della crocifissione, a giudizio di Don Giuseppe, cosa poteva essere cambiato nella storia? O doveva andare così perché era un percorso già prestabilito da Dio? O forse l'uomo poteva salvare Gesù? L'uomo, se vuole, con la sua scelta può salvare il bene. Gesù rappresenta il bene, rappresenta l'amore, rappresenta l'indifeso, il povero.
e l'uomo può cambiare queste situazioni con le sue scelte, con il suo sì all'amore. Gli uomini di allora ma di oggi ogni giorno si chiudono a questo amore e quindi ogni giorno condanniamo di nuovo Gesù in croce. Noi possiamo cambiare molto anche senza accorgercene la nostra vita e la vita degli altri, ma preferiamo la strada più semplice, o lavarci le mani o condannare o addirittura mettere sulla croce Gesù e aggiungere altre ferite al suo corpo. Guastare anche oggi nella Chiesa con le nostre difficoltà e nefandezze il volto bello di Dio. L'immagine dura, cruda della crocifissione si contrappone al momento della resurrezione, l'incredulità generale, forse di chi non ci crede ma non di chi ci crede. Anche questa è la differenza che possiamo rapportare al mondo di oggigiorno. Per chi non crede, Gesù è stato un uomo della storia che è morto in croce, basta, e quindi ha fatto una brutta fine, si è immolato per niente. Per l'uomo di fede, Gesù invece in quel donarsi e in quell'andare sulla croce ci ha dato amore, ha fatto un atto di fede, un atto che chiede anche a noi. Nella lavanda abbiamo ascoltato dei piedi, io ho fatto questo gesto, fatelo anche voi, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Anche dalla croce Gesù ci dice io offro la vita, offritela anche voi, datevi al mondo, diventate le mie braccia, il mio cuore, la mia lingua, la mia parola. Da un testamento ci affida a Maria perché vuole che nella Chiesa, che Maria rappresenta in quel momento, continui ancora questo amore, continui ancora questo donarsi. Anche nell'urlo liberatorio verso il Padre che dice di averlo abbandonato. Ma in realtà in quell'urlo, ecco, non è un abbandono umano, ma è un abbandono spirituale. Gesù sta pregando il Salmo 21. Il salmo che fa dire all'uomo di fede Dio mio perché mi hai abbandonato, ma in realtà è un lamento, ma nello stesso momento è un chiamare Dio presente in quella situazione difficile come per Gesù sulla croce. Quindi è un inno di preghiera, è un inno che dice che Gesù è con Dio e Dio è con Gesù e quindi la Trinità è presente sulla croce. Thank you.
per finire Don Giuseppe ed Uopo, parlare dei messaggi di ringraziamenti generali, saluti in particolare a chi? Tenendo presente che ci ascoltano in tutto il mondo e ci saranno anche tanti vostri concittadini all'estero che guarderanno questo servizio. Un saluto ed obbligo. Saluto innanzitutto i cittadini agerolesi sparsi nel mondo, in tutta Italia ma anche nelle altre zone. Quando si va in un posto si trova sempre un agerolese, io dico sempre, quindi a loro va il mio saluto. Il ringraziamento innanzitutto a questi ragazzi che con le loro famiglie seguono anche per stare insieme e creare tutto questo, all'amministrazione locale che ci consente di poter vivere questi eventi, ai vigili urbani, ai ragazzi del forum, alla nostra associazione Insieme in Parrocchia e a tutti quelli di buona volontà che con il loro piccolo contributo anche dietro le quinte ci aiutano e ci sostengono sempre. Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro.